Nel nostro approfondimento di questa sera, l'emigrazione degli italiani e la difficile integrazione negli anni del dopoguerra. Il calcio per molti nostri connazionali che lavoravano all'estero era una sorta di rivincita sociale. Andrea Covotta. La scena del film di Nino Manfredi, Pane e cioccolata, ci riporta ai tempi della nostra emigrazione, ad una difficile e a volte impossibile integrazione, la vita dura degli italiani sradicati dai propri paesi d'origine. Il calcio diventa il filo a cui attaccarsi per sentirsi italiani, la vittoria della nazionale vista come rivincita sociale. L'emigrazione in Svizzera è figlia del sistema produttivo della Confederazione Elvetica, che è uscito indenne dalla Seconda Guerra Mondiale, ha bisogno di manodopera a basso costo che trova nella vicina Italia. In politica sono gli anni del centro-sinistra, dell'abbraccio tra la Democrazia Cristiana con i suoi tradizionali alleati laici e con i socialisti di Nenni, che rompono l'iniziale rapporto con il PC ed entrano nei governi guidati da Aldo Moro, esecutivi che devono gestire cambiamenti veloci con profonde trasformazioni in atto. La strada è quella di proseguire un lavoro già avviato dai governi guidati da De Gasperi, che nel 50 aveva istituito la Cassa per il Mezzogiorno, obiettivo modernizzare un sud rimasto pericolosamente indietro. Insomma, investire per frenare l'emorragia con l'arrivo delle industrie e tante infrastrutture per rendere queste zone più ricche di posti di lavoro e più facili da raggiungere. Investimenti imponenti che avvengono in pieno boom economico, ma nonostante gli sforzi e l'aumento del tenore di vita, lo squilibrio tra nord e sud del paese non diminuisce, le campagne continuano a spopolarsi e tanti meridionali preferiscono spostarsi ancora sia verso il settentrione del triangolo industriale Milano-Genova-Torino che verso altre nazioni europee come Francia, Belgio, Germania e Svizzera. Perché è venuto a lavorare in Svizzera? Vengo da Napoli perché non c'era lavoro. E qui in Svizzera quanto guadagna? 3,77 all'ora guadagno adesso. Da dove vieni? Io da Trapani. Ed è tanto tempo che è qui in Svizzera? Circa 3 anni. E come si trova? Beh, tanto bene manco male. E proprio in Svizzera, nell'agosto di 50 anni fa, si verificò l'ultima grande tragedia dell'emigrazione italiana. Ce ne parla Tommaso Ricci. Eran gente di varie nazioni, ma in gran parte era gente italiana che, lasciata la casa lontana, a Matmat loro trovavano lavoro. Capitò d'estate, quando le vacanze di massa iniziavano appena, ma in tanti si lavorava. E poi si era in terra elvetica, nel cantone del Vallese, considerato un po' la Cafonia svizzera. Tanti operai italiani faticavano a Matmark per costruire una diga che sarebbe stata fonte di approvvigionamento di energia idroelettrica. Ma quel lunedì nero un mostruoso blocco di ghiaccio si staccò dalla montagna. Sento un fischio come fosse passato un aeroplano. Mi ho detto: guarda capo, che là è quella della valanga. Ho detto: io vado a allontanare i mezzi. Io ho visto una nuvola bianca venire addosso. E da lì ghiaccio venire dentro. In 88 rimasero sepolti, 56 erano italiani. Erano prevalentemente di San Giovanni in Fiore, Calabria e di Belluno, Veneto. Sicuramente c'erano tanti segnali, perché là si andavano sempre giù dei blocchi. 50 metri prima che arrivasse il ghiaccio, le nostre baracche sono esplose come avessero dinamite. 6 mesi per recuperare i corpi, 6 anni per la fine di un processo che assolse tutti gli imputati. Catastrofe naturale imprevedibile, si dice sempre così in questi casi, e invece errori e segnali premonitori c'erano stati. Ma si sa, il dio denaro vince su tutto. Questa che fu l'ultima grande tragedia dell'emigrazione italiana viene rievocata ora, mezzo secolo dopo, dal libro di Tony Ricciardi, Morire a Matmark. Un'occasione per conoscere di più la realtà imponente dei lavoratori italiani in Svizzera. Siamo alla metà degli anni 60, la Svizzera è il paese con più morti bianche
e nessuno lo ha mai scritto, lo ha mai detto. In parallelo all'Italia o alla Germania all'epoca, la Svizzera era il paese con più morti bianche. C'erano morti sul lavoro e quasi l'80% erano italiani, che non rientravano nemmeno nella cronaca. Ma stesso sul cantiere di Mattmar, per ritrovare le morti prima della catastrofe non è stato un esercizio facile, ecco. Abbiamo avuto la necessità di scavare a fondo, e non le nascondo che ogni tanto qualche fascicolo in qualche archivio ancora oggi abbiamo avuto difficoltà nel reperirlo.